Ciao gente, benvenuti in un nuovo vlog. Mi sono appena svegliata, infatti c'ho la voce strana. Perché con l'ora legale, cioè, ma non vi rincoglionisce l'ora legale, cioè non so più che ora è. Cioè, ho dormito 4 ore e mezza stanotte. Comunque, guardate Burian com'è carino. Ciao Burian. Ha corso di notte con un pupazzino in bocca facendo casino. Fino alle 4 e adesso dorme perché sono quasi le 9, saranno le 9 qualcosa. Mi sono svegliata già da un'oretta, cioè non c'è un rinco. Che bello, guardate com'è morbido. Bello pacioccarlo. Dai, acciambellati. Fai vedere che sei un puccino carino. Sì, ho capito, ti lascio in pace. Bene, gente, oggi volevo fare un video di prodotti make-up, sperando che sia a fuoco, sì. Allora, oggi vi volevo parlare di un altro fondotinta, ve l'avevo detto che ne volevo recensire un altro, ne ho presi diversi, EcoBio e alcuni semi-EcoBio, non del tutto, però volevo concludere quelli completamente naturali. Questo è il fondotinta più caro che io abbia mai comprato nella mia vita, costa a prezzo pieno la bellezza di 45 euro, cioè... ragazzi, sì, però io l'ho comprato, vi devo confessare che l'ho comprato con gli sconti di Natale, quindi l'avevo comprato a fine gennaio, c'erano ancora degli sconti, perché Ecoverde non l'ha fatto subito, non ha fatto subito il 20%, il 30%, probabilmente una tecnica di marketing, prima ha fatto un 10%, ma io lo sapevo, cioè me lo intuivo questa cosa. E ho aspettato fino a quando a fine gennaio, diciamo, ha fatto un bel 30% di sconto. Quindi io questo l'ho pagato molto molto meno. Devo dire che ho avuto anche la fortuna perché ho preso questo colore qui, che è il Cool 1.0, spero che si veda, ed è un colore rosato freddo. E oltretutto era ancora più scontato perché probabilmente è un colore che pochissime persone usano in Italia. Quindi, tra virgolette, ho avuto fortuna. Devo dire che è un pochino rosa, nel senso un bel po' rosa. Per me andava meglio il neutral perché c'è cool, che sarebbe quello freddo, poi c'è neutral, che non è né freddo né caldo, e poi warm, scritto warm, che è quello con il sottotono caldo. Io avrei dovuto prendere il neutral perché mi va proprio bene il neutral, però dato che costava un patrimonio, io l'ho pagato sui 36 euro mi sembra alla fine, ho detto vabbè, prima di comprare una cosa più cara compriamo questo e vediamo com'è, anche perché tutto sommato è una differenza minima, io con un po' di terra lo riesco tranquillamente a usare, a modificare, soprattutto in inverno, soprattutto quando fa i trucchi gotici. Allora, il fondotinta si presenta così, questa è la scatola, 100% Pure è la marca, Fruit Pigmented Water Foundation, quindi è un fondotinta fatto di acqua di frutti, completamente EcoBio, quindi è un fondotinta 100% EcoBio. Qua ci sono tutte le spiegazioni, qua c'è l'inci, spero di farvi vedere l'inci. Fate un bel fermo immagine. Ok, al massimo poi vi farò uno zoom da vicino. Come potete vedere tutto l'inci è 100% naturale. L'unica cosa che vi voglio dire, ovviamente, siete allergici a qualche prodotto naturale. Leggete prima l'inci sul sito, io l'ho comprato da Ecoverde, però lo vendono anche da altri siti. Leggete prima l'inci perché ci sono persone che possono essere allergiche anche a cose tipo frutta, oli, frutta secca. Vi volevo anche dire una cosa: contiene l'ultimo ingrediente, indigo oil.
Cioè, l'olio d'indigo, ve lo voglio dire perché, ad esempio, chi soffre di favismo, non so se lo sapete, ma chi soffre di favismo non deve assolutamente avere contatti con henné e indigo e altre piante tintorie, anche solo per, come si dice, per il tocco, per inalazione, quindi assolutamente no. Quindi, se soffrite di favismo, questo ve lo sconsiglio. Poi è vero che è una cosa che è soggettiva, ci sono persone che usano lo stesso prodotto, ma io ve lo volevo dire ugualmente. Allora, il fondotinta si presenta così, l'ho già usato, infatti è lurido, deve essere più pulito. Il tappo di plastica, mentre la boccetta è di vetro. E poi praticamente si sviterebbe così, quindi alla fine possiamo anche usare il flacconcino vuoto e ha una pompettina, quindi non è come l'altro col contagocce. Come potete vedere, il colore che ho preso io è un colore piuttosto freddo, come appunto è nella descrizione. È un fondotinta liquido. Un fondotinta liquido, prima di usarlo bisogna un pochino comunque shakerarlo. Shakeriamo un pochino. L'odore non mi fa impazzire, però non so se sia perché io ho comprato un prodotto che era scontato, quindi probabilmente non era nemmeno super fresco. Però un odore, non dico di rancido, però non è piacevolissimo, non è profumato. Potrebbe far piacere a chi soffre di reazioni allergiche ai profumi. Una coprenza, adesso poi vi farò vedere anche indossandolo com'è. È un fondotinta a coprenza media, leggera media, quindi non credo sia adatto a coprire proprio acne, super cicatrici, però su questo non vi posso garantire perché, ripeto, io l'ho usato su di me, adesso vi farò una prova anche sulla mano. Vedete, queste sono tutte le cicatrici che mi lascia Burian quando mi graffia e mi rimangono. Io ho preso questo fondotinta principalmente perché volevo un fondotinta leggero, ma soprattutto che andasse a mimetizzare i miei problemi, che sono i pori dilatati e le leggere cicatrici del passato, tra cui, non so, macchioline, vecchie cicatrici di acne, cicatrici che mi sono fatta io attaccando le persone, come faceva Naomi Campbell quando faceva risse, cioè insomma, le solite cose che possono capitare. Adesso vi faccio vedere la consistenza. Come potete vedere, è una consistenza meno liquida però di quello di Mistrucco, quindi tipicamente da fondotinta. È molto, molto, come si può dire, cremoso e spalmabile. Però devo dire che l'effetto coprenza c'è. Tutto sommato credevo peggio perché adesso lo spalmerò bene. Ha un odore neutro, cioè non so come dire, non ha un odore particolarmente eccessivo. Come potete vedere non è che mi stia così male come tonalità, però neutra secondo me è ancora meglio. Guardate come si spalma da Dio. Cioè, rispetto all'altro che era, come si può dire, un po' appiccicosiccio, questo assolutamente no. Nel senso, questo è fatto veramente bene, rende la pelle super vellutata. Poi lo indosserò, vi volevo solo far vedere. Beh, guardate la cicatrice che era qui, comunque è stata coperta. Il colore, sì, vedete, la mia tonalità è neutra, quindi leggermente questo è un po' più rosato, di poco, veramente di poco. Vabbè, faccio vedere il prima e dopo. Neutra mi sarebbe stato meglio. Comunque guardate come ha reso la pelle rispetto a qua, vedete quante cicatrici ho qui. Guardate la differenza già così. Cercherò di farvelo vedere anche da vicino. È super setoso, non richiede nemmeno la cipria, secondo me. Devo dire che vale i 45 euro che costa. Devo essere sincera, tra tutti i fondotinta
Ecobio per adesso, questo è stato il mio preferito in assoluto. Costa tantissimo, quindi compratelo quando avete i soldi. Sì, vabbè, buonanotte, quando avete gli sconti, intendevo dire. Grazie tanto che avete avere i soldi. Però guardate, mi piace un sacco perché non enfatizza le pieghe della pelle. Adesso lo vado a indossare, ve lo faccio vedere anche sul viso. Ciao gente, ho indossato il fondotinta, come potete vedere. Beh, dai, più o meno. Fu stato neutro, andava meglio. Comunque non mi dispiace. Questo risultato non ho ancora messo la cipria. Quindi così è senza cipria, con la luce del sole. C'è la luce, vedete? Mi sto ancora accecando. C'è la luce del sole. Mi piace di più rispetto all'altro fondotinta perché secondo me evidenzia meno i difetti. Ditemi se è la mia impressione giusta. E niente, forse le sopracciglia le ho fatte troppo chiare. Comunque, questo è l'effetto finale. Mi piace molto questo fondotinta della Pure 100% Pure. Costa un patrimonio perché costa veramente tanto. Costa tanto però, come si suol dire, mi piace l'effetto. Poi certo, vabbè, non ho ancora messo la cipria, adesso metto la cipria. Vediamo come viene con la cipria. Intanto i miei capelli si sono schiariti, ragazzi, l'indigo è andato tutto via. È tornato il rossiccio. Mi sto stufando del rosso, ragazzi, non so se mi farò ancora il capello così rosso. E niente, comunque, guardate gli occhi da vampiro. No, scherzo. Mettiamo la cipria. Ok, questo è il risultato con la cipria. Mettiamoci di nuovo la luce. Per fare questi video non devo mai mettere le luci. C'è solo la luce naturale. Sì, alla fine è comunque un colore che posso usare tranquillamente. Sì, è un pochino più rosato, ma in maniera impercettibile. Ragazzi, quanto sono bianca, cioè, sono veramente pallida. Certe volte mi piacerebbe anche essere nera di capelli, però è un lavoraccio, ragazzi. Con le erbe tintorie io ammetto che è un lavoraccio. Niente, adesso metto un po' di blush. Sono contenta. Ok, non si vede che ho messo il blush perché ne ho messo poco. Comunque, questo è l'effetto. È l'effetto finale. Ditemi cosa ne pensate, se vi piace o no. Comunque, questo fondotinta EcoBio più figo che ho provato fino adesso. Cioè, rispetto a tutti gli altri, questo è quello che ho trovato migliore. E quindi ve lo consiglio. Comunque la coprenza è abbastanza buona. Guardate anche la mia mano, l'ho fatta vedere prima. Quindi ha una coprenza abbastanza buona. Certo, non sarà come quelli siliconici probabilmente, però per essere un fondotinta EcoBio non è affatto male. Dimmi che sono a fuoco. Sì. Allora, gente, vi volevo ancora far vedere meglio da vicino il fondotinta della 100% Pure. Guardatevi bene l'inci. Certo che se lo mettessi a fuoco sarebbe cosa migliore. Ok, così si vede benissimo l'inci, così potete vedere bene se tutti questi ingredienti sono fatti idonei per voi o no. E che cosa vi devo dire? Allora, come fondotinta, come vi ho detto, EcoBio è uno dei migliori che ho mai provato. Mi piace come si spalma, mi piace la consistenza, mi piace come copre i pori dilatati, il fatto che sia leggero, il fatto che sia modulabile. Cosa non mi piace? L'odore, almeno questo che ho preso io, ha un odore che non mi piace, è leggermente rancido, però non ho capito se è perché io ho comprato la confezione scontata e quindi era un po' vecchiotta, oppure proprio l'odore che ha il fondotinta. Non è quindi profumato. E poi non mi piace ovviamente la difficoltà di reperirlo perché lo trovate esclusivamente online, questo marchio, un marchio americano se non mi ricordo male. Sì, Made in USA, quindi lo fanno in America ed è difficile da trovare in Italia, dovete trovare un rivenditore.
Il prezzo, che 45 € ragazzi, è veramente veramente costoso. Quindi dovete farvi i vostri calcoli. Devo essere sincera, non so se comunque lo ricomprerò perché è troppo costoso. Mi piace, ma è caro. Come alternativa io vi consiglio un'alternativa economica, cioè compratevi la crema colorata, la vera. Ho il fondotinta La Vera che poi comprerò e proverò, ma più o meno da quello che ho letto è simile di consistenza. Comprate un colore che sia idoneo al vostro, questo per me è un po' troppo marroncino, però c'è anche, ho visto che fanno anche Ivory Rose e Ivory Beige, mi sembra. Questo è Ivory Beige. Non mi ricordo, comunque forse è ancora quello un po' più scuro. E, tuttavia ci sono anche altre colorazioni che adesso ho messo ecoverde e questo costa 8,90, 10 euro, forse anche meno di 10 euro. E mi piace moltissimo la consistenza. E se prendete la crema, questa qui è meno coprente, però penso che il fondotinta sia un po' più coprente. Comunque poi vi farò la recensione a parte di questo prodotto. Io lo mescolo per ottenere il giusto colore, lo mescolo con la crema, questa qui è fantastica, crema viso, limone, cetriolo, per le grasse impure, con leggero effetto coprente perché ha un colore verdastro, grigio verdastro, quindi va a smorzare tutti i colori caldi. Può essere usata anche da sola. Come potete vedere, va bene anche per chi ha la pelle olivastra. E va a smorzare tutti i colori caldi. Questo è tipicamente caldo. Quindi, mescolando questi due, riesco a ottenere la giusta colorazione. E più o meno siamo lì. Questo è un po' più leggero, ovviamente. Questo è molto setoso, cioè niente da dire. Però, se volete una, come si può dire, una versione più economica, potete anche fare così. Io mi rendo conto che questi prodotti sono belli, però sono costosi. Cioè, 45 euro prezzo pieno non l'avrei comprato nemmeno io. Io ho comprato questo fondotinta pagandolo 36, mi sembra. È già tanto, molto, cioè comunque veramente tanto, però lo volevo testare, quindi l'ho comprato lo stesso, però mi sa che sarà l'unico che comprerò perché, ripeto, è troppo caro. Dai, 45 euro vi viene una mezza spesa all'esse lunga, cioè non ne vale la pena secondo me di spendere troppo. Ci sono comunque delle alternative bio, semi eco bio che vanno bene lo stesso. Poi vi farò vedere anche dei fondotinta nuovi non eco bio, comunque semi eco bio, che hanno comunque qualche ingrediente non verde che dicono che siano ottimi, non li ho ancora provati. Tuttavia sì, diciamo che come qualità ha preso il premio, quindi miglior fondotinta eco bio, ma ripeto, non è un acquisto che consiglio per risparmio perché è troppo troppo caro. Niente, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao.